caserme dei carabinieri, tutte le caserme dei carabinieri d'Italia, accanto alla foto del Presidente della Repubblica c'è la foto del generale Carlo Alberto della Chiesa. E perché è un esempio per i giovani carabinieri, diceva la professoressa Chiesa che lei è nata nel 79, quindi ha conosciuto le teste, la figura, l'impegno, il sacrificio del generale soltanto attraverso le parole di un monsignore che aveva celebrato sia il matrimonio che poi purtroppo pochi mesi dopo il funerale. Tanti giovani carabinieri anche non hanno conosciuto sia esattamente personalmente la figura del generale, ma ne hanno sentito parlare e se lo ricordano tutti i giorni vedendolo appunto nelle fotografie che sono tutte le cose. Aveva unito in seconde nozze generale Carlo Dalla Chiesa con Emanuela Setti Carraro nel luglio dell'82. Monsignor Piero Castioni, dopo 2 mesi, ha celebrato il rito funebre. Un uomo di altri tempi, un uomo gentile, un uomo innamorato dei suoi carabinieri, soprattutto di quelli più giovani. Un uomo, un militare, con gli alamari cuciti non sulla giubba, ma sulla pelle. Un uomo che amava la divisa, orgoglioso di essere italiano. Prende la parola, perché è militare. Per l'Arma dei Carabinieri è una persona che non potrà mai essere dimenticata e che deve diventare, e già lo è, il simbolo per tutti. Non voglio dilungarmi su quello che è già stato detto. Quello che tengo a precisare è che il generale della Chiesa, il prefetto generale della Chiesa, come è stato detto, e io aggiungo ancora il prefetto, perché avergli conferito l'incarico di prefetto e a Palermo ha tutto un significato nella nostra storia. Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro, l'agente della scorta Domenico Russo, hanno perso la vita nell'attentato di via Carini a Palermo. Sono passati tanti anni ma il ricordo è ancora vivo, non c'è stato un velo di indifferenza sulla vita, sull'esempio che il generale rappresenta ancora oggi per tutti noi. I suoi valori, la sua dedizione al popolo italiano, ai valori della giustizia, dell'onestà, del rispetto delle istituzioni devono essere sempre un faro che illumina il cammino di tutti, in particolare dei carabinieri, dove ho notato le caserme, tutte le caserme dei carabinieri, c'è una foto del generale a ricordare loro il sacrificio e l'impegno che ci devono mettere tutti i giorni in quello che fanno.